Hola e benvenuta nel podcast di Mentoring al Femminile. Ho commesso una infinità di sbagli e ho fatto volare il tempo su cose che non mi importavano verso la mia vita. Il mio obiettivo con il mio lavoro non è far sì che le donne che mi leggono, fanno i miei corsi o fanno coaching con me, oppure tu che mi stai ascoltando, non commettano sbagli. Voglio che di sbagli tu ne fai, e ne fai tanti, ma che sia uno diverso dagli altri. Pensare di non sbagliare è solo un'utopia. Voglio insegnarti a trarre profitto dai tuoi sbagli. Gli sbagli devono essere redditizi, devono avere un ROI, un ritorno di investimento elevato, un po' come se tu avessi un'azienda. Hai mai pensato quanto tempo stai investendo in sbagliare erroneamente? Hai mai contato quante lacrime hai versato o versi ancora, oggi, senza portare con te niente oppure soltanto altro dolore? Ogni sbaglio porta con sé moltissimo nel commetterli e altrettanto tempo rinfacciandosi per averli commesso. Ho passato anni a domandarmi il perché certe cose cadevano a me. Ho impiegato un'infinità di ore ricordando il passato e soffrendo per l'accaduto. Ho investito anni che non ritorneranno mai più, ma allo stesso tempo quegli sbagli e quelle sofferenze mi hanno riportato da me e condotto te da me. Sai che non credo al caso. E se stai leggendomi, e se stai ascoltandomi, è perché in qualche modo io e te siamo energeticamente sulla stessa frequenza. Siamo energia che attrae a sé ciò che è allineato a sé. Immaginate la calamita, non attira a sé qualsiasi materiale, ma solo quello che è idoneo a lei. Un giorno ho compreso tutto, un giorno, un pomeriggio, in una frazione di secondo la mia vita, il mio vissuto presero senso. Quel pomeriggio l'anima, incarnata in Karina, prese finalmente vita in questa dimensione temporale. In quel pomeriggio smessi di domandarmi il perché e ho iniziato a vedere il per cosa mi erano successe determinati avvenimenti nella mia vita. Tu continui a domandarti perché o hai iniziato a domandarti il per cosa? Cosa ti vuole insegnare? Cosa ti vuole dire di te quello che sta succedendo? Non era più una domanda, ma la risposta a per cosa avevo vissuto momenti poco felici nella mia vita. Quel pomeriggio la mia vita, in un insignificante secondo, ebbe un senso. O forse in quel pomeriggio iniziai veramente a vivere. Il nostro passato si può trasformare in un solo secondo, nel preciso momento che viviamo pienamente il presente. Abbiamo la possibilità di scegliere il nostro presente e di creare il nostro futuro. In un solo secondo possiamo smettere di domandarci il perché e acquisire la libertà emozionale. Ho imparato a far fruttare il tempo impiegato a sbagliare e anche a prendere il meglio dei miei rimproveri verso me stessa. 10 anni fa, senza un ufficio né un computer, degno di chiamarsi almeno tale, ho iniziato a portare avanti la mia missione. Una professione nuova di zecca, coach professionista. Clienti zero, paura infinita. Un viaggio che mi ha portato a formare più di 2000 donne e a far nascere tantissime attività, nuove professioni e a creare Donna On. Oggi nel mio team lavorano insieme a me altre 15 donne che mi sostengono, mi supportano, con le quali condivido valori e missione. Lavoriamo ogni giorno per aiutare le donne a trasformare i sogni in progetti da realizzare. Professioniste altamente qualificate che hanno un sogno e lo stanno realizzando. A marzo ho raddoppiato il fatturato del 2018, non era quello il mio obiettivo, ovvio, se fosse così sarebbe proprio insignificante. Non è stato semplice, eh? Non sempre si è pronti a ricevere, ma non è i soldi ciò che desidero, voglio molto di più, ho un sogno, tu ce l'hai un sogno? Il mio sogno è quello di creare una grande rete di donne della nuova era. Non siamo venute al mondo per lavorare, ma per portare avanti una missione e il denaro è solo una conseguenza del nostro modo di essere e di uno stile di vita fatto di abbondanza e prosperità. Se abbiamo problemi con il denaro o se vogliamo cambiare la nostra salute economica, per prima cosa ci dobbiamo conoscere, identificare il modello che seguiamo spesso in maniera inconsapevole. Le decisioni economiche sbagliate originano dalla mancanza di consapevolezza in tema di denaro. Infatti, io mi resi conto ad un certo momento che comprendevo ben poco.
Ho confuso per gran parte della mia vita il senso del denaro. Successo e denaro portavano dolore e sofferenza. Oggi so che si tratta di energia e che non si guadagnano dei soldi restando attaccati al bisogno dei soldi. Tutto questo che ho imparato con tanto studio, vita vissuta soprattutto, la voglio condividere con te, te che mi stai ascoltando. Voglio condividere con te la mia storia imprenditoriale e personale, così che tu possa prendere ispirazione, ma non solo ovviamente, idee, strumenti per far sì che il tuo progetto non resti nel cassetto. Ti aspetto nel prossimo episodio del podcast Mentoring al Femminile.